Mai, Roberto Recchioni. Insieme abbiamo fatto David Murphy 911, il cui quarto numero uscirà tra pochi giorni. Freschissimo di realizzazione, perché l'abbiamo finito di realizzare veramente da poco. L'albo chiude la prima stagione di questo personaggio, che probabilmente avrà un seguito. Nel corso del 2009 un altro progetto che mi riguarderà e riguarderà il fantasy di Licia Troisi è l'adattamento a fumetti delle Cronache del Mondo Emerso. Licia Troisi è una scrittrice estremamente famosa in Italia, che ha realizzato credo che sia la terza terza saga fantasy. La prima erano le Cronache del Mondo Emerso, in cui la protagonista è Nial. Nella miniserie che realizzerà la Parini, che si tratterà di quattro albi disegnati da Giuseppe Ferrario e Gianluca Guigliotta, si vedranno tanto un adattamento di quanto Licia mostrava nei romanzi, quanto delle parti inedite. L'albo racconterà un po' del passato di Nial, che già conoscevamo, quanto la sua ultima battaglia contro il tiranno, e alternerà due tipi di disegnatori: uno dal tratto estremamente supereroistico come Gianluca Guigliotta, che è questo qui, e l'altro Giuseppe Ferrario, con un tratto più cartooning. Non c'è molto altro da aggiungere, nel senso, 911 è in uscita. Questo progetto nuovo, presi per presumo, che ci sarà una seconda stagione di David Murphy o qualcosa che comunque riguarderà David Murphy nel prossimo futuro, ma se ne parlerà il prossimo anno, perché per realizzare un fumetto di 94 pagine mensile ci vuole un bel tempo, nel senso, per la realizzazione della prima miniserie ci è voluto un anno e passa, quindi... In Giappone fanno molto prima, No, in Giappone fanno come noi. Ah, sul serio? Sì. E al massimo ci hanno molti assistenti. E perché non li danno anche a voi? Perché in Giappone pubblicano 12 tavole a settimana, di media. E lavorano con due o tre assistenti di media. In Italia il fumettaro medio realizza una tavola al giorno per una ventina di giorni lavorativi, 22-23 giorni lavorativi, non senza assistenti, quindi il ritmo più o meno è simile. Poi è diversa la fruizione, loro le raccolte in volume ce l'hanno quando arrivano a quella foliazione. Noi ogni mese abbiamo un albo da 94 pagine da mandare in edicola, è proprio diverso il tipo di realizzazione. Vai tranquillo, non, scusa, adesso so brusco, era per spiegarti il meccanismo. No, anche lui mi aveva ripreso. No, non è un problema. Niente di particolare. Nel lavoro di Licia Troisi la collaborazione tra me e Licia è stata molto stretta. Siamo piuttosto soddisfatti del risultato finale. Secondo noi riuscirà a essere anche un prodotto abbastanza trasversale, quindi a interessare sicuramente i lettori di Licia, ma probabilmente potrebbe piacere anche a chi non conosce la saga delle Cronache del Mondo Emerso, oppure non gli piace proprio, perché Licia tanti fan sa quanta gente che la odia, quindi sarà da vedere. Noi siamo piuttosto soddisfatti del risultato finale. Per il resto niente, passerei alle domande per Panini e tutto il resto.